Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'InfoTime, il nostro classico appuntamento settimanale dove ragazzi come sempre vi svelerò gli eventi che si svolgeranno questa settimana sui vari giochi che normalmente vi porto sul canale. Prima di iniziare, come sempre, vi consiglio di guardarlo tutto questo video, ascoltare bene quello che vi dirò e naturalmente date un'occhiata alla sua descrizione perché potete trovare tante informazioni che vi potranno tornare utili per partecipare agli eventi che tra pochissimo vi annuncerò. E naturalmente nella descrizione del video potrete trovare anche tanti link utili. Vi ricordo che per aprire la descrizione del video, soprattutto se state guardando questo video dal cellulare, vi basta cliccare sulla freccetta in giù di fianco al titolo. Come sempre ragazzi vi ricordo di seguirmi anche sui miei social, ovvero sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio profilo ufficiale Instagram, sul mio canale ufficiale Telegram e naturalmente vi ricordo ragazzi di seguirmi anche su recordinggame.it, una piattaforma digitale dove potete condividere i vostri gameplay. Questo è un video ragazzi che pubblico ogni settimana il lunedì pomeriggio. Naturalmente vi consiglio di controllare anche la sezione community del canale perché ogni tanto vi posto qualcosina anche lì e naturalmente per non perdervi nessun contenuto che pubblico sul canale vi consiglio di cliccare sulla campanella, così ogni volta che pubblicherò qualcosa YouTube vi manderà una notifica. Questi ragazzi invece sono gli orari ufficiali in cui pubblico i video sul canale, quindi ogni lunedì ne troverete sempre tre, uno alle 14, uno alle 16.30, uno alle 19. Dal martedì al venerdì e la domenica due, uno alle 14 e uno alle 16.30. Il sabato uno alle 11, uno alle 14 e uno alle 17. Potrebbe capitare ragazzi che qualche volta pubblichi qualche video in anticipo, alcune volte in orario, qualche volta decida di pubblicarne uno in più. In ogni caso vi avviserò tramite un messaggio nella sezione community del canale. Va bene ragazzi? Ragazzi, prima di passare agli eventi di questa settimana volevo raccontarvi un paio di chicche che ho scoperto navigando su internet riguardanti Nintendo e la Nintendo Switch. La prima riguarda un nuovo prodotto che sarà disponibile a partire dal 20 di aprile che si chiama Nintendo Labo VR Kit e vi permetterà di trasformare la vostra Nintendo Switch in un visore per la realtà virtuale. Nella descrizione di questo video potete trovare un link se volete preordinare questo prodotto, costerà all'incirca 40 euro e Nintendo ha già annunciato che dal 25 di aprile rilascerà un aggiornamento gratuito per Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda. Praticamente con Nintendo Labo VR Kit e la Nintendo Switch naturalmente avremo la possibilità su Super Mario Odyssey di completare 3 missioni extra, mentre The Legend of Zelda sarà completamente giocabile con il visore della Nintendo. Le uniche eccezioni saranno le cutscene del gioco che non funzioneranno in VR. La seconda chicca di oggi riguarda questi amiibo che potete vedere nell'immagine. Per quanto riguarda Daisy, Ken e Young Link, l'arrivo sugli scaffali è previsto a partire dal prossimo 12 aprile. Purtroppo non si sa ancora nulla, e per non si sa ancora nulla intendo non c'è ancora una data d'uscita, per quanto riguarda Pichu, Squirtle, allenatore di Pokémon e Ivysaur. Secondo me Nintendo comunque la annuncerà a breve. Adesso ragazzi direi di passare agli eventi di questa settimana, partendo naturalmente dal torneo aprile 2019 su Mario Kart 8 Deluxe. La scorsa settimana si è svolta la prima tappa di questo torneo. Questa settimana si replica, quindi sarò di nuovo online martedì 9 aprile, quindi praticamente domani sera dalle 21 alle 22. A schermo potete trovare il codice per partecipare a questo torneo, mentre nella descrizione di questo video potete trovare, oltre all'ID del profilo che utilizzo per giocare Mario Kart 8 Deluxe, anche le istruzioni su come utilizzare tale codice. Ragazzi, vi aspetto numerosi, mi aspetto un torneo bello combattuto, considerate che terminerà il 30 di aprile, quindi ci sono ancora 4 tappe in programma, compresa quella di questo martedì. Potremo utilizzare solamente le moto e durante l'ora di gioco correremo 8 corse. Invece ragazzi, per quanto riguarda Splatoon 2, anche questa settimana sarò online su questo titolo. Nella descrizione di questo video potete trovare
l'ID del profilo che utilizzo per giocare su Splatoon 2 e sarò online l'11 aprile dalle 18 alle 19. Come settimana scorsa, dalle 18 alle 18.30 giocherò delle mische mollusche private, mentre dalle 18.30 alle ore 19 giocherò delle partite pro private. Vi ricordo ragazzi che il video che poi uscirà sul canale lo troverete diviso in due parti: parte 1 mischie mollusche, parte 2 partite pro. Su Splatoon 1 invece a breve troverete i video delle ultime partite che abbiamo giocato insieme sul canale, mentre questa settimana sarò online sabato 13 dalle 14 alle 15 per giocare insieme a voi delle partite pubbliche. Speriamo ragazzi che non ci siano problemi, perché settimana scorsa praticamente c'era la lobby mezza vuota e non voleva riempirsi. Nella descrizione di questo video potete trovare l'ID che utilizzo per giocare su Splatoon 1 su Nintendo Wii U. Inviatemi ragazzi pure l'amicizia. Per sicurezza fate che mandarmi anche un messaggio privato su Instagram con il vostro ID, perché alcune volte Wii U richiede che per confermare una richiesta d'amicizia sia necessario anche inserire l'ID della persona che ve l'ha inviata. Sinceramente, per quanto riguarda le richieste d'amicizia, preferisco Nintendo Switch, è molto più semplice inviarle e accettarle. Va bene ragazzi, come sempre mi pare di avervi detto tutto. Se avete delle domande scrivetemi pure un messaggio qui sotto. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui nell'Infotime. Alla prossima ragazzi!